agosto ci siamo. Allora, rinnovo intanto il saluto ai partecipanti a questo incontro, non vorrei chiamarlo convegno, mi sembra più proprio un workshop, un momento di riflessione su un tema importante, ed è veramente un piacere per me come direttore generale dell'ISPRA portare il saluto anche da parte del Presidente De Bernardinis a tutti i partecipanti. Permettetemi innanzitutto di ringraziare i colleghi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ospitalità in questa bellissima sala completamente rinnovata di recente, che si presta benissimo a questo tipo di iniziative. E un ringraziamento anche ai colleghi di ISPRA che fanno parte una sorta di piccolo manipolo di eroi quasi, guidati dalla collega Santonico, che si occupano di efficientamento di efficientamento energetico all'interno del nostro istituto e che svolgono questa funzione con grande qualità, con grande competenza, ma anche con grande passione e anche con grande pazienza, perché non è sempre facile per convincere il direttore rispetto a determinate iniziative. Io vi sottraggo pochissimo tempo, la giornata è densa di appuntamenti, durerà fino al pomeriggio e evidentemente sono curioso poi di ricevere il feedback di queste iniziative. Un ringraziamento, lo dirò dopo, va anche a coloro i quali hanno voluto rendere poi possibile l'iniziativa attraverso anche la sponsorship che è stata accordata a questo incontro. Noi come istituto sin dallo scorso anno abbiamo promosso il martedì dell'efficienza energetica e abbiamo voluto iniziare un percorso di formazione e di informazione per i nostri colleghi all'interno dell'istituto e anche per altri colleghi provenienti da altre realtà, da altri enti, da altre amministrazioni, proprio riguardo le tematiche dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale in edilizia. Si tratta di iniziative che vengono intraprese nell'ambito delle attività, come ho detto prima, dell'ufficio dell'Energy Manager, che oltre ad effettuare il monitoraggio e l'efficientamento energetico degli edifici dell'Istituto su tutto il territorio nazionale, è un ufficio che ha nella sua mission l'impegno a divulgare una serie di indirizzi in questa materia proprio per cercare di mettere in pratica il maggior numero possibile di questi percorsi all'interno del nostro istituto. Attraverso anche una serie di attive e cattive collaborazioni esterne, sono stati realizzati già diversi appuntamenti che hanno visto come principale obiettivo quello del risparmio energetico ed economico. Cito per tutte la campagna che abbiamo svolto nel scorso anno, nel 2014, per incentivare a utilizzare le scale. Se qualcuno ha modo di frequentare il nostro istituto può vedere che sulle scale che conducono ai piani, quasi a monito rispetto alle conseguenze sulla salute di ciascuno di noi, ci sono cartelli che indicano piano per piano i benefici che l'utilizzo delle scale apporta alla salute di ciascuno, in particolare all'apparato cardiovascolare. Ebbene, stavo dicendo, queste iniziative che l'anno scorso hanno visto l'attenzione centrata sull'integrazione delle scale e sulla riduzione dei consumi energetici legati all'utilizzo dell'ascensore ha riscontrato un buon successo all'interno del nostro istituto, tanto che è sempre più frequente, almeno anche da parte mia, incontrare colleghi sui pianerottoli e sulle scale e confrontarci non più in ascensore ma direttamente sulle scale stesse. Quest'anno peraltro noi ci troviamo di fronte a un obiettivo di legge. Come sapete è stata approvata la legge sulla riforma delle professioni, il DPR 137/2012, che prevede l'obbligatorietà di formare in maniera continuativa tutti i professionisti territoriali e in qualità di istituto di ricerca, per la mission che abbiamo proprio come istituto di ricerca, abbiamo voluto anche noi offrire un piccolo contributo a questo genere di attività, che devo dire è un'attività interessante, bella, ma particolarmente dispendiosa sotto tutti i profili, soprattutto
da parte di chi deve adempiere a questa raccolta di crediti per la formazione professionale, alla quale sono obbligati anche, siamo obbligati anche tutti noi in quanto dipendenti pubblici. L'evento di oggi, organizzato in collaborazione con Arti Roma e Rubner House, mette insieme una serie di expertise provenienti da università, distretti tecnologici, società private e agenzie. Tra questi cito per tutti, non me ne vogliono gli altri, il piacere di ospitare Norbert Lascher, spero di aver detto bene sia il nome che il cognome, che è ideatore dell'agenzia Casa Clima e che è stato un collega che ha lavorato per anni nell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Bolzano, in qualità di direttore dell'ufficio Aria Rumore, colleghi che, come il collega Lascher, potranno apportare il loro contributo alla formazione nel campo della sostenibilità in edilizia, offrendo una panoramica ampia, estesa ed attuale sullo stato dell'arte a livello nazionale ed europeo. Mi fermo qui, vi auguro buon lavoro, cedo la parola alla collega Santonico, che come vi ho detto è la nostra Energy Manager, per il suo intervento introduttivo. Grazie. Ringrazio il nostro direttore dell'ISPRA e tutti voi partecipanti e coloro che hanno reso disponibile la funzione di questo intervento, la realizzazione. Dunque, noi che lavoriamo nel settore sappiamo quanto è difficile ancora oggi, dopo 20 anni che cerchiamo di dare sostenibilità, efficienza energetica. Io mi ricordo dei rimborsi da Casalino, appena sono usciti i tempi tutti proprio tramite il mio istituto, però ancora oggi noi professionisti diciamo abbiamo difficoltà nel far realizzare, nonostante le normative che dovrebbero essere attuate, e abbiamo difficoltà anche poi con i costruttori, che tutt'oggi, soprattutto diciamo nella nostra zona, perché poi chiaramente ci sono delle regioni in cui diciamo, le norme vengono rispettate con un pochino più di serietà, diciamo così. Quindi abbiamo difficoltà sia a proporre un utilizzo sostenibile e sia a verificarla, perché poi ci accorgiamo che le realizzazioni, nonostante le normative cogenti, molto spesso ci sono delle lacune. Anche perché la maniera poi di controllare il tutto tra la carta e la realizzazione non è sempre facile. E quindi diciamo che il convegno di oggi, oltre chiaramente a dare un contributo per noi professionisti, vuole essere un'informazione rivolta a tutti i cittadini, quindi non solo a noi che lavoriamo nel settore, proprio per rendere queste informazioni diciamo sempre più vicine a chi poi deve comunque acquistare una casa di qualità. Oggigiorno vengono comunque a dirci voglio l'impianto di volontari, voglio il solare termico, però ancora c'è poco sulla richiesta di una casa di qualità. Cioè l'involucro edilizio lascia ancora a desiderare, nel senso che comunque riuscire a far entrare nella testa delle persone che non basta un impianto che sia efficiente, ma deve essere un pacchetto completo. Quindi nell'edilizia abbiamo i materiali e tutte le strutture che devono seguire un certo filone. Quindi non voglio veramente rubare tempo, perché ci sono degli interventi molto interessanti. Nello specifico oggi tratteremo diciamo, la parte su legno, acciaio e vetro, e quindi andremo a vedere l'applicazione di questi materiali e sia la parte diciamo della sostenibilità, quindi anche nel riciclaggio, nell'ASCAR assessment, e poi a verificare l'applicazione e quindi che cosa possiamo realizzare con questi materiali, che molto spesso ancora ad esempio il legno è sempre pensato per case di piccola metratura, diciamo così. Quindi io lascerei la parola alla nostra organizzatrice, l'architetto Felice,
di Alcito Roma, che grazie a lei, appunto, dopo questo lungo lavoro, siamo riusciti ad ottenere, diciamo, l'approvazione dai collegi professionali. Allora, buongiorno a tutti, non so se mi sentite, al limite io provo ad alzare un po' il tono della voce, così arriva a tutti. Invito subito a salire qui, così insomma cominciate a conoscervi, i relatori della giornata. Inizio subito con Norbert Lanchner, come già vi è stato annunciato, ideatore di Casa Clima e presidente di Climabita, Fondazione Climabita. Poi abbiamo Ferdinando Wilson, architetto e docente per conto del CEFM CTP. Dovremmo avere anche qui l'ingegnere Andrea Merlo, insomma lui invece ci parlerà più che altro, vedrete, istituto di sicurezza, Lanchner farà un cappello introduttivo e Merlo ci parlerà invece del legno. L'architetto Marco Colcerano in questo momento è in commissione vigili del fuoco convocato per urgenza, quindi ci raggiungerà più tardi, e lo stesso vale per l'architetto Giuliano Fausti, che non vedo. Allora, intanto che salgono, invito tutti i relatori, insieme tre ad affrontarsi lì, chiedo di fare un rapido saluto, rapidissimo, al direttore del CEFM CTP, Alfredo Simonetti, e all'amministratore della Rundhaus, Werner Volker. Quindi intanto che loro prendono posto, loro fanno un rapido saluto e io poi vi chiudo con 30 secondi di intervento e di ringraziamento a due colleghi che mi hanno aiutato. Buongiorno a tutti, porto gli auguri e il benvenuto da parte della Rundhaus, quindi siamo molto felici e fieri oggi di poter presenziare i nostri concerti di una architettura di edilizia. La Rundhaus l'anno scorso ha compiuto i 50 anni, quindi da anni che dominiamo questo settore delle case di costruzione in legno fabbricato. Assieme a Lanchner, ormai da 10 anni siamo autori di questa edilizia, quindi un concetto importantissimo che cerca di salvare l'ambiente in futuro, e quindi l'efficienza energetica, l'impiego di materiali naturali, ma soprattutto il benessere abitativo ai nostri progetti per il futuro. Quindi voglio solo ringraziare il responsabile dell'ISPA, il dottor Laporta, voglio ringraziare soprattutto anche l'architetto Rosa Filizzi per questa iniziativa, e quindi auguro a noi tutti uno scambio di idee e un buon lancio. Molte grazie. Sì, ok. Lo sapevi tu? No, chiedevo se qualcuno sapeva di questa sorpresa, mi ha fatto l'architetto, non pensavo di dover fare un saluto, ma lo faccio molto volentieri. Sono Alfredo Simonetti, provo a stare in piedi, così sì, si sente ugualmente, no? Alfredo Simonetti, il direttore del CEFM CTP di Roma e provincia. Il CEFM CTP è l'organismo paritetico del territorio di Roma che si occupa di formazione e sicurezza in edilizia, è frutto delle parti sociali, quindi di parte sindacale CGL CISL e UIL, di parte imprenditoriale dell'ANCE, dei costruttori edili nazionali. E io ho seguito già da tempo tutto quello che sta mettendo in piedi l'architetto Filice, tra l'altro una delle nostre allieve da sempre, credo che abbia fatto tutti i corsi di formazione, ma proprio tutti, primo soccorso, antincendio, qualunque cosa si prospetta, noi ce l'abbiamo in aula con molto piacere. Mi ha proposto intanto di questa mattinata, ma di seguire il percorso che è stato messo in piedi, che andrà in giro, mi sembra, per tutta Italia da qua a poco tempo, e il CEFM CTP è stato felicissimo di sponsorizzare questo percorso, quindi che accompagnerà questi interventi che saranno svolti su tutto il territorio italiano. Noi siamo un ente che è in rete, quindi siamo esattamente 100 in Italia, uno su ogni provincia, e di conseguenza su ogni territorio dove andremo chiederemo chiaramente il patrocinio del nostro omonimo sul territorio. Noi ci agganciamo come sicurezza a tutta questa partita, quindi non vogliamo essere la parte in più, perché la sicurezza è sempre l'accessorio, sempre la cosa, ma vogliamo essere parte integrante di questo percorso. Lo siamo soprattutto anche perché siamo ben rappresentati, oggi c'è l'architetto Izzo, una delle nostre punte di diamante, tra l'altro
Ieri proprio si è insediato a Tor Vergata, quindi dal 4 di marzo gestirà un corso presso Ingegneria di Tor Vergata. Io questo chiederei a tutti quanti di fare un applauso all'architetto Rizzo, perché da ieri è professore, quindi vi auguro una buona giornata e seguirò quanto più possibile i lavori di oggi. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, i ringraziamenti veramente dal cuore mi vengono per l'architetto Daniela Santonico, perché altrimenti senza di lei e senza l'ingegner Roberto Spampinato difficilmente sarebbe riuscita a mettere piede non solo in infra, ma qua dentro, dove ci siamo finiti per un caso fortuito ma benissimo, per cui sono molto contenta di questo incidente di percorso, cioè di cambio location 3 giorni prima. Poi ringraziamo l'Ordine degli Architetti di Roma, che ci ha concesso quindi questi benedetti 6 crediti formativi importanti, ha presentato l'evento, quindi il ringraziamento sicuramente va al mio ordine. Con l'occasione vi dico anche che durante l'iscrizione è stato generato un PDF con un codice a barre. Lo dico adesso perché così ascoltano tutti. Oggi non ci farete niente con questo foglio, né in entrata né in uscita, però a breve l'ordine terrà un corso e attiverà questa nuova procedura. Quindi ci saranno delle hostess che con la macchinetta, tipo credo quella del supermercato, leggerà il codice a barre e quello servirà per l'entrata e per l'uscita. Vi dico che questo evento è diviso in 2 parti, c'è una parte di formazione, quindi ci sono i nostri relatori che vi danno la parte teorica, e una seconda parte che invece è di formazione gestita dai nostri collaboratori, perché è inutile chiamarli aziende, imprese, in realtà sono dei grandi collaboratori. Abbiamo Ditec, abbiamo Edexia, quindi Uffizi, Rubner House, Benigni e Kei, Guidiva. Insomma, ci stanno aiutando molto, vi potranno dare tutte le informazioni pratiche a supporto della prima parte che invece è teorica. Diamo il via tutto quanto e cominciamo con Norbert Lanchner, che introduce in realtà il senso del convegno. Grazie. Buongiorno anche da parte mia. Dopo che ho sentito che non c'è microfono, mi tocca stare in piedi e rimanere fisso, che non sono abituato, perché durante le mie presentazioni sono abituato di muovermi e non starò mai seduto per fare una relazione, perché è micidiale comunicare nascondendosi dietro un monitor. Io ho la fortuna di poter introdurre questi lavori e di aprire la mattinata, per cui mi focalizzerò sui temi in modo particolare, perché saranno i tecnici che seguono per fornirvi il know-how, le conoscenze, tutto ciò che è legato al nuovo modo di progettare, di costruire e di vivere questi ambienti. Io voglio raccontarvi una storia per quale motivo mi dedico tanti anni a questa tematica. E ancora oggi non ho la risposta, perché abbiamo tutto in mano, abbiamo i sistemi, abbiamo le tecnologie, abbiamo le conoscenze, però se usciamo da questa sala vediamo un'altra realtà, cioè di quella famosa efficienza energetica, del risparmio energetico, della sostenibilità. Beh, è questione di nicchia, non si trovano le grandi applicazioni che sono necessarie per poter avere una svolta. E abbiamo una serie di lampade che lampeggiano, sistemi di allarme che veramente brillano, che dobbiamo cambiare, ma non cambiamo. Lasciamo a parte qualche esempio straordinario, ci sono, ma non in grande stile. E mi chiedo cos'è la causa, che cos'è la ragione che non riusciamo a cambiare. Per questo anche ho scelto questa immagine di un artista, e come vedete è una composizione. Forse è un'immagine di Cassandra. Se proseguiamo a ignorare questi allarmi, potrebbe essere questa una realtà vicina, no? Exxon Mobil è la più grande multinazionale del petrolio, di energie su questo pianeta, e vedete la sua petroliera che si trova in mezzo al deserto forse per causa del cambiamento climatico. Cioè, queste sono delle
dei scenari ovviamente, però chiaramente possiamo affermare che non è completamente estraneo questo tipo di visione, perché se andiamo a leggere questi indici, questi indicatori, veniamo a conoscenza che qualcosa non sta funzionando. Per questo voglio invitarvi di cambiare il modo di vedere, perché non possiamo bypassare la diagnosi per arrivare alla terapia, e questa terapia serve perché siamo in una serie di profonde crisi, no? Come anche i grandi economisti lo stanno descrivendo, no? E vedete un insieme di problematiche, di rischi che non siamo in grado di governare, ma questi cosiddetti esperti dell'economia hanno cercato di tracciare un landscape di diverse tipologie di fenomeni che potrebbero veramente portare a saltare, a creare un collasso del sistema. E come vedete in alto, la disoccupazione, aspetti sociali, il shock del costo energetico, la questione della crisi dell'acqua, cambiamento climatico, cioè è un concentrato di problematiche che ci indicano che il percorso che stiamo seguendo non è quello giusto. Parliamo tanto di sostenibilità, ma sostenibilità qui ovviamente si legge che non esiste, nel modo come lo interpreto io, che è un equilibrio tra esigenze, risorse e ambiente. Cioè l'uomo è l'unico essere vivente su questo pianeta che non vive in equilibrio. Però questo disequilibrio ha raggiunto una dimensione veramente, che potremmo dire, forse ha cominciato un cataclisma, il più grande cataclisma dopo questi ultimi cinque grandi eventi che conosciamo nella storia del pianeta. Però questa volta l'impronta di questo cataclisma è dell'uomo. Per questo voglio arrivare a una possibile radice di questi fenomeni che cerchiamo di governare, ma siamo incapaci di dare delle garanzie di essere padroni della situazione. E arrivare alla radice mi fa riflettere che questi grandi esperti, professionisti, grandi professori non hanno evidenziato ciò che ci ha dato questa ricchezza straordinaria che siamo oggi in grado di vivere, almeno in grande parte del pianeta, almeno in paesi industrializzati, il famoso Occidente, no? E vediamo un breve flash, una panoramica di una situazione che vorremmo portare avanti, che vogliamo ancora che può crescere, no? Qua vedete il simbolo di questa nuova era, del nuovo costruire, un mostro di acciaio, di vetro, di cemento, in mezzo al deserto, 850 metri, hanno i più moderni sistemi di efficientamento, però per alimentare questo mostro, scusate questa mia espressione, ma è un mostro, se ci pensiamo, se togliamo l'energia a questo grattacielo, diventa invivibile. E il consumo di questo grattacielo, potresti alimentare una città di media grandezza, di 30-40 mila abitanti. Cioè questo credo che non può essere una via di sviluppo, ma andiamo anche nel più piccolo. Questo è Los Angeles, vediamo l'anello intorno alla città. Qui negli anni boom, parlo prima della famosa crisi finanziaria del 2008, siamo nel 2005-2006, ogni 20 minuti è stato consegnato un nuovo immobile, no? E vedete queste casette altamente energivore, hanno l'orticello, hanno il garage, nel garage probabilmente ci sta un grande SUV, cioè, ma questo può essere una via di sviluppo per 7 miliardi di abitanti. È chiaro che è solo un flash, però è sintomatico perché esprime una forma di sogno, un desiderio di avere la propria abitazione, di avere il proprio ingresso, un po' di verde e ovviamente un grande gras per il grande sole, senza riconoscere una realtà che uno su 7 abitanti vive in queste condizioni. Siamo a Caracas. Però per dare a questi 1 miliardo e 200 milioni di abitanti un alloggio dignitoso ci vogliono delle risorse.
non solo energetiche. Per cui vediamo che abbiamo preso un settore, anche se il più importante, che dell'edilizia e le costruzioni, per avvicinarci al tema che secondo me è il focus, è la radice, è l'energia. Perché quello che non avete forse appreso in questa carrellata veloce è che queste costruzioni sono espressione di energia parcheggiata. Le nostre città, le nostre infrastrutture e energie parcheggiate, perché abbiamo investito un sacco di energia per poterli realizzare, per poterli poi anche farli funzionare. Per cui dobbiamo arrivare a capire ma cos'è questa energia che ha cambiato la faccia della Terra, che ha permesso all'uomo di essere il più grande driver su questo pianeta. E credo che la domanda dobbiamo fare che cos'è energia, perché ci siamo completamente allontanati da conoscere cos'è energia, perché è diventata completamente invisibile. Non incontriamo l'energia, qui abbiamo la luce, è riscaldato, qualche mezzo ci ha portato qui, però beh, da qualche parte quel mezzo avrà un serbatoio, il treno avrà la corrente elettrica, però questa energia che ci spinge, che lavora, è diventata completamente invisibile. E questo ci ha aiutato anche questa offerta energetica di utilizzarla in grandissimo stile. Basta pensare che questo famoso oro nero, questo petrolio, è veramente fantastico, è meraviglioso, è ovviamente diventata la grande droga, perché una cucchiaiata di petrolio contiene l'energia di lavoro fisico di una persona che deve lavorare, sgobare una giornata intera. E questa energia densa ha avuto questa capacità di cambiare la faccia della Terra. No? E per sottolineare questo aspetto voglio ancora mettere il dito, cioè qua vedete un impianto di irrigazione e sapete l'importanza dell'agricoltura per poter nutrire 7 miliardi di persone, anche qui non vedete l'energia per poter innaffiare, no? Però da qualche parte c'è una pompa, da qualche parte questa pompa dovrà essere alimentata. Siamo qui a Roma, questo è un disegno di 2000 anni fa, come si poteva coltivare, come innaffiare un campo. E come ben vedete, per prendere l'acqua del sottosuolo, portarlo in campo, ci vuole energia. E chi sviluppava questa energia? Questo schiavo. Qua si entra in quel tamburo, in questa porticina, e si mette a correre. Per cui energia è la capacità di compiere lavoro. Abbiamo dimenticato che cosa è energia, abbiamo dimenticato che abbiamo a disposizione, ognuno di noi, un esercito di energia, di schiavi. Schiavi che lavorano per noi. Per cui se pensate che avete oggi un'automobile fuori con un serbatoio e con 50 litri, vi lamentate che costa un sacco la benzina e il gasolio, ma se prendete questa energia e dovete andarlo a sviluppare con dei muscoli, dovete pagare una persona per 10-12 anni. Non vi costa più 50, 60, 80 euro questo pieno di serbatoio, ma vi costa un sacco di più. Per cui l'energia è preziosa. Quello che voglio dire è che l'energia non è un qualsiasi bene, è il bene in assoluto, perché senza energia non si fa niente, non si fa il mattone, non si fa il vetro, non si fa l'acciaio e non si lavora neanche legno. Cioè l'energia è la base. E la nostra ricchezza è stata alimentata con una massa gigante a disposizione di energia a bassissimo costo. Questo ha permesso ai paesi industrializzati di svilupparsi. Quando ha avuto il nostro paese il più grande sviluppo, la più grande crescita? Quando è stato costruito l'Italia? I 6 milioni di edifici? Anni 50, 60, 70. Quanto costava il petrolio? Un barile sono 159 litri. $2. Cioè, avevamo un esercito, gigante esercito di schiavi energetici che lavoravano per noi. Questo ci ha dato la ricchezza. Quando l'energia è diventata più cara, l'economia si è rallentata. Se è diventata ancora più cara, si è fermata. Quello che voglio farvi capire è che dobbiamo conoscere queste leggi dell'energia. Più cara che diventa l'energia, più povera diventa una società. Se una società gli tolgo completamente l'energia,
questa società viene catapultata in una società arcaica. Non porto tanti numeri, voglio far capire le connessioni, i collegamenti, i principi, no? Però un dato per me importante da portare a casa è che oggi, come questa giornata, ma come quelle di ieri e di domani, stiamo consumando una massa di 45 petroliere strapieni di petrolio. Questo è il consumo mondiale di una giornata. Una petroliera contiene circa 2 milioni di barili. Per cui oggi abbiamo una produzione mondiale di 90 milioni di barili al giorno. Beh, uno dice, che se ne frega? Abbiamo dimenticato e abbiamo fatto forse il più grande errore quando siamo entrati nell'era industrializzata. Questa distruzione di capitale. E il capitale lo potete distruggere un'unica volta. Questa è l'era del fossile, l'era del non rinnovabile. E proprio in questi anni ci accorgiamo che abbiamo toccato la massima produzione di energia convenzionale. Dal 2005-2006 riusciamo appena a mantenere la produzione. Subentrano nuove categorie come famose energie non convenzionali per mantenere e rispondere alla domanda. Però tenete conto che questo è un vero e proprio picco che serve ai grandi settori dell'edilizia, della mobilità, dell'agricoltura. Tre enormi settori che sono in competizione perché servono una massa gigante di energia. E qua capite che questa strada non è sviluppabile, qui crescita non è possibile. Dove vogliamo arrivare? Vedete questo incremento spaventoso. Vi dico solo tre tappe. Prima guerra mondiale, consumo di petrolio, 1 milione di barile. Prima guerra mondiale, 14. 45... siamo saliti da 1 milione a 6 milioni di barili. Avete appena preso, oggi siamo a 90 milioni. Parlo solo di petrolio, non ho parlato ancora di carbone, non ho parlato di gas. Però tenete conto che l'85% dell'energia che ci serve attualmente per far funzionare la civiltà è energia fossile, non rinnovabile. Questo significa che spiega perché abbiamo realizzato il nostro paese, questi 6 milioni di edifici, in un periodo dove l'energia costava niente e sembrava un flusso illimitato, per cui abbiamo preso un po' di mattone, un po' di intonaco e la casa è fatta, ma altamente energivora. È la prima volta nella storia che potevamo costruire a prescindere dal clima dove volevamo insediare quella casa. Potevamo andare a Dubai, non c'è problema, andiamo a raffreddare. Prendiamo lo stesso progetto di quel bellissimo albergo e lo portiamo a Mosca. Non c'è problema, andiamo a riscaldare. Cioè, è problema ingegneristico. La dimensione di impianti. Vado a correggere il clima esterno. Questa è una follia unica nella nostra lunghissima storia. Ma è un piccolissimo periodo. Perché come ha deciso l'Europa, l'edilizia è il primo settore in assoluto che deve essere liberato dall'uso dell'energia fossile. Dobbiamo andare in direzione azzeramento consumi, non per ideologia, per questioni economiche. E questa economia viene dettata dalle leggi dell'energia. Qua vedete i più grandi giacimenti che conosciamo, sono tutte scoperte degli anni dell'inizio della seconda metà dell'ultimo secolo. Sono cosiddetti Elephant Files, cioè i grandi giacimenti. Da lì non abbiamo più avuto nuove scoperte. E come conosciamo i dati, sono dati pubblici, dal 2005-2006 abbiamo toccato la massima produzione, cioè di quella facile produzione come la conosciamo del Medio Oriente, dall'Iraq, Arabia Saudita, dall'Iran, dove è abbastanza facile accedere all'uso di queste energie. E qua vedete un baricentro di potere di questo pianeta, perché chi ha in mano l'energia ha in mano il pianeta. Questo è il più grande giacimento conosciuto sul pianeta in mano dell'Arabia Saudita. Ancora oggi hanno ancora in mano il quaderno e questa ultima lotta geopolitica, Iran, Russia, Siria, Stati Uniti, potrei raccontare a lunga che cosa sta succedendo dietro le quinte legato a queste leggi dell'energia.
però vedete anche qua una mega centrale di controllo, è il campo più controllato su questo pianeta. Potete immaginare che cosa succede se un atto di terrorismo potrebbe toccare questo enorme giacimento. Sarebbe impensabile, no? Sarebbe un programma di collasso. E non per caso gli Stati Uniti hanno la più grande base militare dove? Da tantissimi anni, dove? In Arabia Saudita. Cioè, l'energia è la chiave del benessere. In Europa che cosa stiamo facendo? Beh, cerchiamo ovviamente di utilizzare ciò che abbiamo in casa. Qua vediamo gli unici grandi giacimenti, erano grandi, che ha l'Europa, nel mare del Nord, tra Norvegia e Inghilterra, però questa è dinamite per noi, dinamite per la nostra economia. Qua vedete che cosa succede con la produzione europea di petrolio. Siamo quasi, potremmo dire, in picchiata. Cioè l'Europa sta aumentando giorno per giorno la dipendenza energetica. Questa è la vera e propria minaccia economica. Il più grande colosso economico mondiale è minacciato dalla scarsità energetica, ma soprattutto dal prezzo dell'energia. Per questo l'Europa ha deciso nel 2000 la strategia di Lisboa, pacchetto clima ed energia. È un pacchetto fatto bene, intelligente. Purtroppo devo dire che negli ultimi anni stiamo abbandonando questa buona partenza che avevamo. Qui oggi, come detto, stiamo esplorando ultimi giacimenti. Se va bene, riescono a aprire un pozzo con grandi investimenti che riesce a coprire la domanda di petrolio mondiale, che copre 6 ore, e questo è già un buon giacimento. Per cui l'Europa ha deciso dobbiamo bastonare gli Stati membri di investire in indipendenza energetica. E dove si comincia? Dall'edilizia. 3 importanti tappe che abbiamo vissuto in Italia, non ricevuto in maniera completa. 2002 certificazione energetica, un fallimento unico. 2010 case consumo zero. Stiamo aspettando. Ma sarà la legge del mercato che ci costringe di utilizzare il know-how per avere questo risultato. 2012 di andare a toccare anno per anno l'esistente. Cioè l'Europa sa, l'energia non deve più essere a servizio dell'edilizia, perché lì siamo pronti. Non sappiamo rispondere nell'ambito della mobilità e non sappiamo rispondere nell'ambito dell'agricoltura. Però almeno dove siamo pronti dobbiamo diventare attivi. Lo conoscete la nostra dipendenza, vediamo l'ultrarosso Italia, cioè l'Italia già oggi gran parte dell'energia deve importare da paesi politicamente instabili, Russia, Medio Oriente, Nord Africa. Ci rendiamo conto che non è lontano quel giorno, forse, che non siamo in grado di pagare la bolletta che ci dettano questi signori. Cioè, non ha niente da fare con ideologie, non ha niente da fare con ecologia, è questione di sopravvivenza, di investire in indipendenza energetica. Dobbiamo passo per passo uscire da utilizzare petrolio, carbone e gas. E l'edilizia è la strada di apertura. Beh, adesso ovviamente non è un periodo facile di parlare di risparmio energetico. Tutti sono felici quando fanno il pieno, perché conosciamo la storia che il barile è crollato, dai 100-110 dollari siamo scesi sotto i 50, tutti felici. Attenzione, è un gigante inganno. Attenzione, è in preparazione il prossimo gigante terremoto che non conosciamo neanche minimamente. Perché vale quella legge chiara e semplice: tutto ciò che diventa raro diventa caro. Solo perché abbiamo una serie di elementi geopolitici, problemi legati a offerta e domanda, che ci ha permesso in questo periodo di avere una certa riduzione del petrolio. Però dietro le quinte spetta il prossimo ciclo, che sarà molto più pesante dell'ultimo. Abbiamo già toccato i 150 dollari. Per cui oggi gli economisti si devono domandare qual è il prezzo dell'energia che un'economia può sopportare, perché se quella dell'energia diventa più cara mi soffoca la domanda, mi soffoca
l'azione di economia, anche se abbiamo visto questi ultimi anni con un prezzo abbastanza elevato che diventiamo sempre più furbi andare a trovare ultimi giacimenti, tecnologie per spremere ulteriormente un limone già spremuto, fracking, no? Perché sto criticando l'Europa? Perché l'Europa ha preso un po' il profumo del successo negli Stati Uniti e vorrebbe partecipare a questa onda di successo, ma è una grande porcata, scusate il termine, perché nascono, vedete, migliaia e migliaia di pozzi negli Stati Uniti. Andiamo a inquinare il ventre della terra, l'ultimo grande compartimento dell'ecosistema, della biosfera, per togliere, come detto, l'ultimi gocce di petrolio, l'ultimo quantitativo di gas metano, iniettando miscela, acqua, sabbia, materiale chimico. Però un pozzo costa dai 6-8 milioni di dollari, per cui c'è dietro una gigante operazione finanziaria. Che cosa sta succedendo in queste settimane? La produzione è andata in picchiata, perché non riescono a mantenere la produzione, cioè non possono produrre a quel prezzo che stanno vendendo, perché ogni barile che vendono ci rimettono soldi, un sacco di soldi. Per cui adesso ovviamente gli arabi hanno fatto il loro passaggio, cioè di costringere che questa bolla salta. Però se questa produzione salta, vuol dire che viene a mancare l'offerta. Per cui quando l'offerta di nuovo tira, schizzano i prezzi. No, non ancora. Sì, ma io parlo, quando parliamo di grezzo, di $150, per cui c'è un'inerzia nel sistema, ovviamente. Ultima prova che comincia a mancare ciò che ci serve, questa famosa droga degli idrocarburi, è questa porcata, no? Sabbia bituminosa, che è un catrame che in grandi giacimenti si trova in Canada. Anche questi sono a rischio, perché questi, per poter fare business, devono venderlo almeno a $90-100 il barile, non a 50, per cui anche queste grandi operazioni attualmente sono a rischio. Però non possiamo andare a devastare il pianeta, perché si toglie la cresta della Terra per andare a prendere questo materiale grezzo con grandi investimenti energetici per arrivare alla sostanza che serve poi alle raffinerie. Cosa ha portato questo abbassamento del prezzo? Beh, l'uomo ha un cervello che non ha un programma che mantiene la storia, no? Un po' di conoscenza, perché la macchina più richiesta oggi negli Stati Uniti, con 4-5 mesi di aspettativa, è questo. È un Cadillac, no? Consuma quasi 20 litri, 6.000 di cilindrata, è pura follia. Scende un attimino il prezzo della benzina e schizza subito. Questo è Stati Uniti, prendiamo un altro colosso economico che è la Cina. Guardate la vendita delle macchine nel dicembre 2014, un incremento del 53% dei SUV. Cioè, se 1,3 miliardi di cinesi vogliono aspirare a un modello di mobilità con queste carrozze, potete immaginare che cosa succede sul lato domanda e lato offerta. Per cui questo è un semaforo verde oggi in Cina, no? Attenzione, qui è sul rosso, stanno aspettando il verde, ma questi vogliono sostituire il motorino con il SUV. E c'è un scenario che è stato pubblicato da Emery Lovins, che nel 2030, adesso fate attenzione, nel 2030 avremo un parco d'automobili in Cina più o meno equivalente a quello europeo, che solo per la mobilità cinese servono, attenzione adesso, 96 milioni di barili di petrolio al giorno. Oggi siamo alla produzione mondiale di 90. Cioè, siamo onesti, se i cinesi dopo domani fanno il pieno, il resto del pianeta sta fermo. Cioè, capite, no? Che l'Europa ha deciso non per niente di abbandonare l'uso dell'energia nell'edilizia, il più grande compartimento energetico. Ma non dobbiamo essere cattivi con i cinesi, basta vedere la nostra mobilità. Nel 2012 erano 3,3 miliardi di persone che sono saliti su queste bestie, no? È simpatico quando parte, perché ti stringe
nella sedia, però solo il decollo mi sta bruciando intorno a 3.000 litri di kerosene, un unico decollo. Stanno prospettando che nel 2020 avremo circa 5 miliardi di persone che vogliono andare in aereo. Ragazzi, non funziona, perché è capitale della Terra, cioè energia che si è accumulata negli ultimi milioni e milioni di anni, non è sviluppabile. Qui crescita è micidiale, non funziona. Per cui abbiamo visto le tre macrosettori, un'edilizia, un'agricoltura altamente energivora. La FAO stima che il rapporto è 1 a 10, per produrre un chilogrammo di cibo serve l'equivalente di circa 10 kg di petrolio, fertilizzanti, pesticidi, trasporto, raffinazione. Cioè per poter nutrire miliardi di persone ovviamente ci vuole un sacco di energia, per cui abbiamo energia che è limitata e che vuole avere la mobilità, che vuole avere l'agricoltura e vuole avere ovviamente l'edilizia. Quando parliamo di agricoltura, anche questo è sintomatico, abbiamo raggiunto un picco nel 2014 di 110 miliardi di tonnellate di carne consumata. Cosa dice questo? Per produrre la famosa fiorentina ci serve circa 4-5 litri di petrolio. Una fiorentina. Potete capire che cosa succede se l'umanità scopre la carne come poter mangiare. Ritorno per poi chiudere il cerchio, che cosa ha da fare con la nostra politica ambientale, la nostra politica nell'ambito delle costruzioni. No? Voglio ancora fare un cenno che nessuna, oggi viviamo in un settore dove l'informazione è intrapresa, chiamiamolo un po' il senso eufemistico, cioè l'informazione non esiste più, è strumentalizzata. Per oggi abbiamo già le guerre legate all'energia. Questo è l'F-22, il più cacciabombardiere più moderno che esiste, attualmente in lotta con l'ISIS, ma nessuno dice che l'ISIS l'abbiamo coltivata noi. I nostri soldi li stiamo alimentando. Qual è l'introito dell'ISIS? Si stima al giorno da 1 a 3 milioni di dollari al giorno. Ma che cosa? Con le energie fanno i soldi. Perché noi con la nostra dipendenza alimentiamo il terrorismo. La nostra fame di energia, che è unilaterale, è petrolio, è carbone ed è gas. Ritorno alla casa a consumo zero, per cui è programmata, perché non abbiamo alternative a disposizione. Vale per l'Ucraina. Dimenticate quello che leggete sui quotidiani normali. Dietro la quinta c'è la questione di energia. Per quale motivo adesso la Russia, Putin è diventato il cattivo di turno? La Russia è il paese che detiene le più grandi risorse sul pianeta. L'America è la superpotenza ma non ha le risorse. Cosa fa una superpotenza per rimanere superpotenza? Fatevi i conti, dobbiamo solo utilizzare il nostro cervello e mettere insieme un paio di fatti. E non lasciamoci ingannare da queste informazioni che sono strumentalizzate. Dietro queste guerre, anche in Libia, c'è questione di energia, perché senza energia finiamo di avere civiltà, e questa massa di energia è unica nella nostra lunga storia dell'uomo. E questa storia dell'energia ha una controfaccia, questa medaglia, che è ancora più problematica della questione della scarsità, perché non è che non abbiamo questi idrocarburi, li abbiamo a un prezzo molto più elevato degli ultimi anni, ma soprattutto dobbiamo imparare che quello che ancora abbiamo sotto i nostri deserti, sotto i ghiacciai, sotto in grande profondità del mare, in gran parte non possiamo utilizzarlo, perché abbiamo scombussolato uno dei più importanti ecosistemi del pianeta. Guardate, anno record, ultimo anno, 37 miliardi di tonnellate di CO2. Cioè l'uomo ha toccato il termostato del pianeta, è unico nella storia, no? E guardate questo continuo aumento delle emissioni, abbiamo toccato i 400 parti per milione, i ppm, partendo dall'industrializzazione ai 280, unico nella lunghissima storia in questo brevissimo tempo. Per cui guardate un po' ciò che abbiamo liberato, perché eravamo legati a questa fantastica crescita, dove desideri, sogni sono diventati realtà, no? Però il conto che viene presentato
non è meno preoccupante. E spesso adesso sento, ma sono oggi i cinesi, è l'India, sono gli Stati Uniti i maggior responsabili. Guardate la dimensione storica, chi ha la maggior responsabilità di questa massa di emissione. È partita dall'Europa questa industrializzazione, per cui vedete l'impronta, cioè siamo noi i padri di questa evoluzione e dobbiamo cambiare rotta, da noi deve partire dei nuovi messaggi di ridurre questa impronta ambientale. E forse è la più grande minaccia in questo secolo, questo gigante cambiamento del clima. Non devo ripetere quelle notizie che finiscono in qualche pagina nascosta dei quotidiani, che nel 2014 è l'anno più caldo da quando abbiamo dati registrati sul livello internazionale, sono 135 anni. Però questo aumento di 0,8 gradi come media globale non ci dice niente. Quello che ci interessa è che cosa succede con questo fenomeno sul territorio, nel contesto locale. E qui ovviamente conosciamo, leggendo le statistiche delle grandi compagnie di assicurazione, che dimensione ha raggiunto questi danni. L'allarme arriva dal mondo dell'economia, dalla Banca Mondiale, no? Se siamo in grado di gestire questi cambiamenti. Il professor Nicola Stern, che ha lavorato un dossier per il governo britannico, dice potrebbe costarci fino al 20% del PIL il danno legato al cambiamento climatico. E perché, quale motivo l'Europa ha deciso nel 2000 pacchetto clima ed energia? Perché un gran parte del territorio europeo sarà profondamente toccato da questo fenomeno. È il bacino mediterraneo, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia. E per cui siamo ben, se vogliamo essere intelligenti, dobbiamo cercare di controbattere questa emissione di inquinanti. Credo che qualsiasi continente oggi è pieno di indicatori di un processo che è in atto. Quello che mi sciocca è il mondo della scienza, no? Perché quello che si legge, dobbiamo fare di tutto per contenere l'aumento entro i 2 centigradi, no? Per cui quest'anno è decisivo quell'incontro a Parigi a fine anno dalle Nazioni Unite, dove si cerca di stabilizzare un programma per cominciare veramente a ridurre. Ma il primo grande evento mondiale era nel 92, nel Rio de Janeiro, no? Dove tutti hanno firmato un accordo che non possiamo proseguire, diventa pericolosissimo per noi, per l'umanità. Però non hanno messo nessuna cifra di intervento obbligatorio, per cui hanno firmato tutti. Però dal 92 al 2014 abbiamo aumentato l'emissione del 60%. Capite che cos'è follia? Di sapere dover frenare, ma attualmente schiacciamo l'acceleratore. Questa è follia. Ma perché non facciamo niente? Beh, soprattutto forse perché toccherà i nostri figli. Perché ci comportiamo così. La cosa più facile, no? Ma io ho sentito, forse non è vero, perché qua c'è la lobby, la grande finanza, quel mondo degli idrocarburi, chiaramente investono un sacco di soldi per mettere sabbia nell'ingranaggio, no? Poi qui senti, ma forse non è vero, forse è solo qualche business che sta dietro questo cambiamento climatico. Ma è unico nella storia, e utilizzate solo il vostro cervello, che abbiamo e stiamo scaricando continuamente una massa gigante in questa micropellicola che circonda l'atmosfera, che circonda il pianeta, che è l'atmosfera, per cui l'uomo sta utilizzando l'atmosfera come più grande discarica. L'uomo è stato capace di cambiare la composizione naturale dell'atmosfera, che si è instaurata in milioni, circa 550 milioni di anni. Chiaro che il sistema reagisce e non sappiamo come reagisce, però è un esperimento pericolosissimo. Per questo l'Europa ha deciso case a consumo zero, case a CO2 zero. Per cui i principi da seguire nei prossimi anni è il famoso triplo zero, zero emission, zero consumo, zero rifiuti. Questo è un orientamento che deve essere declinato in applicazione utilizzando sistemi, tecnologie, materiali. Serve una riconoscere questa bussola. Dove vogliamo andare? Se vogliamo veramente avere un futuro con futuro, dobbiamo riscoprire i valori della vita, forse una cosa che non abbiamo mai fatto.
e dobbiamo toccare forse la cosa più difficile, il nervo del sistema che deve essere toccato e cambiato. Perché cos'è? Non vi siete mai domandati cos'è questa famosa economia dove ci sono mega illustrati professoroni? Però cos'è economia? Prendere materia prima e di trasformarlo in rifiuto. Questo è economia che stiamo facendo. Tutto ciò che tocchiamo diventa un rifiuto, alimentato con una gigante massa di energia, per cui stiamo in fase di accelerazione per essere più veloci in quella trasformazione. In un sistema chiuso come il pianeta, questa è follia. Per cui un politico che mi parla ancora oggi di crescita, questo è un pazzo. È un pazzo. E dobbiamo dire la verità alla gente. Vogliamo portare all'ebollizione il pianeta, vogliamo distruggerlo completamente. Il pianeta non è un maxi store, non è un deposito di consumo. Perché noi facciamo parte di quel sistema. Se andiamo a rovinarlo, siamo rovinati noi. Cioè, non ci vuole un grande professore. Ci sono segnali positivi, forse avete visto il famoso 14 febbraio, giorno degli innamorati, c'è la giornata mondiale Disinvestment Day, Fossil Free. Nasce negli Stati Uniti, questo è strano, eh? È un paese che è altamente energivoro, ha il doppio per pro capite di consumo di energia che in Europa, ha un bilancio enorme, quasi il doppio anche di CO2, e da lì nasce un'iniziativa forte che hanno firmato grandi università americane ma internazionali, anche comunità religiose. Cioè una preghiera di disinvestire negli idrocarburi, per cui togliere i soldi che vengono investiti in carbone, in petrolio e gas, perché vuol dire alimentare la distruzione del pianeta. Questo è un segnale molto positivo, fa parte di questa strategia un po' tradotta nel pacchetto europeo, perché l'Europa ha deciso di investire in indipendenza energetica, vuol dire giorno per giorno uscire dalla dipendenza dal fossile, giorno per giorno entrare nel rinnovabile. Però nessuno dice ai cittadini non funziona solo il passaggio fossile a rinnovabile, c'è un bel passaggio intermedio che si chiama efficientamento. Cioè non possiamo mantenere questo ritmo di consumo, dobbiamo abbassare i consumi. Come detto, l'Europa sta formulando il programma del 2030, famoso pacchetto 20-20-20, si è trasformato in meno 40, 27-27, ma ancora oggi non siamo sicuri di mantenere i risultati del 20-20-20. La Germania ha decretato una norma pianificata che prevede entro il 2050 nell'edilizia di ridurre l'energia primaria dell'80%. Cioè vuol dire che devono andare a toccare il patrimonio storico, anche i castelli, meno 80%, è rivoluzionario. Forse l'esempio più virtuoso in assoluto è la Svizzera, che ha decretato questo programma Società 2000 Watt, anche se ci sono qualche elemento, perché c'è dentro ancora il nucleare che stenta a uscire, ma comunque ha un indirizzo di ridurre il consumo di energia fossile entro il 2050 dei 2/3. La ricca Svizzera, si preoccupa, forse domani non siamo in grado di pagare la bolletta energetica. La Svizzera si occupa di decarbonizzare la società, di investire in rinnovabile, perché il 75% dell'energia del 2050 dovrebbe essere in Svizzera rinnovabile. Per cui quello che cerco di farvi portare a casa sono i guardrail del futuro. Guardrail che è legato all'ecoefficienza, ma deve essere strettamente sposato con la sufficienza. Dobbiamo per forza toccare i stili di vita, perché se prendo una macchina che consuma solo 4 litri, però faccio 200 km all'anno, meglio avere una vecchia Mirafiori degli anni 60, però se faccio solo 1000 km all'anno è molto più intelligente, molto più sostenibile quella vecchissima macchina. Per cui attenzione con l'efficienza, perché spesso bruciamo ciò che abbiamo ottenuto sull'autoefficienza perché abbiamo cambiato i comportamenti. L'Europa sa che l'edilizia è la chiave per l'economia, chiave per la sostenibilità, chiave per il clima. 38% dei consumi finiscono nelle case, e quel decreto 2010-31 impone dal 2020 in poi case a consumo zero. Questa è la strada giusta, però dobbiamo anticipare i tempi, non aspettare i decreti. Dobbiamo utilizzare ciò che siamo in grado di fare, perché abbiamo una responsabilità, soprattutto noi tecnici, perché se oggi andiamo a progettare, creiamo fatti per generazioni. Non posso oggi sostituire un serramenta e dire dopo domani mi presento, ma devi cambiarlo.
hai risanato il tetto, dopo 10 anni mi presento, non è sufficiente, metti altri 10 o 15 centimetri. No, oggi si parla del deep building renovation, cioè della profonda riqualificazione, non superficiale, deve essere profonda, cioè devo avere nel mirino nell'anno 2050. Non conosco i materiali del 2030-40, bensì conosco i principi. Questi sono inderogabili. No? Per questo abbiamo focalizzato ciò che poi i miei colleghi andranno ad approfondire e offrendo ciò che oggi è disponibile per poterlo rendere operativo. No? Ancora veloce, quello che ci ha ubriacato il cervello, questa energia a bassissimo costo. Vediamo un condominio negli anni 60, consumo medio nel nord Italia, vuol dire zona climatica EF, 25 litri di gasolio per metro quadro e anno. Questa è follia. Però queste case vengono utilizzate ancora oggi. Non solo che costa un sacco di poter abitare, ma anche la qualità di vita, spifferi, muffe e compagnia bella. Cioè non è legata al benessere, alla salubrità. Siamo in grado di farlo diversamente. Questo è un quartiere di Bolzano, 3.000 alloggi, siamo a 3 litri per metro quadro all'anno. È stato verificato con la certificazione che abbiamo sviluppato a suo tempo in Casa Clima, e proprio in questi ultimi mesi abbiamo concluso un monitoraggio. Una bellissima lezione che cosa significa comportamento, perché quel dato teorico in realtà non esiste. Cosa è successo? In passato queste famiglie vivevano in condomini dove intorno a 25, anche 35 litri e 40 litri per metro quadrato, per cui hanno spento termosifoni per risparmiare. Sono entrati a casa in case isolate, altamente isolate, e hanno visto che si vive bene, hanno visto che si spende poco, per cui si sono abituati d'inverno a girare in canottiera. Abbiamo registrato 24-26 centigradi, dove la legge impone i 20 gradi. Aumentare a Bolzano di un centigrado vuol dire aumentare il consumo del 6%. Capite? Stili di vita. Dobbiamo imparare ad utilizzare la tecnologia con intelligenza. E non è scontato. In più, negli anni 60 una famiglia di 4-5 persone viveva in un appartamento di 50-60 metri quadri. Oggi in due, in 110. Non so se questo è più sostenibile di questa vecchia famiglia degli anni 60. Però sappiamo andare anche oltre. Questa è la casa del ministero tedesco, ministero dell'economia. Andate, se avete occasione, andare a Berlino, nella Fasanestrasse, perché è un vero e proprio pellegrinaggio nell'edificio pubblico. Poi era un concorso per poter assegnare a una famiglia di poter abitare per 2 anni. Chiaramente questa famiglia vive un certo stress, perché ci sono visitatori, vengono monitorati tutti i dati. Una casa Energy Plus vuol dire che quella casa consuma più energia che stanno consumando gli abitanti, sono in 4, per cui questa energia che produce la casa copre l'intero fabbisogno, ma anche quella della mobilità. Vedete una smart, una bici elettrica, per cui anche la mobilità viene prodotta da quella casa. Non è fantascienza, siamo in grado di farlo già oggi. Questa è la casa del futuro. Però noi, il futuro non è saper fare una casa nuova, la nostra sfida ovviamente è riqualificare ciò che abbiamo costruito nel passato. Ho detto che abbiamo circa 6 milioni di cantieri che aspettano di essere aperti, 6 milioni di edifici. Le nostre città sono un mare di petrolio, un mare che ci insegna l'energia più intelligente che abbiamo e quell'energia non consumata. Non dimentichiamo che l'Italia è la doppia sfida. D'inverno dobbiamo riscaldare gran parte del territorio e d'estate dobbiamo raffreddare, ancora più difficile. Voi sapete, per produrre un grado di freddo ci vuole il triplo di energia che produrre un grado di caldo. Per cui abbiamo due sfide. Tenendo conto del cambiamento climatico, vuol dire che ci aspetta un bel lavoro. Concludo che l'energia è il punto chiave della condizione umana di questo secolo. Mi domando quanto tempo ancora ci permettiamo che non in ogni scuola viene inserito il corso lezione energia, perché è la chiave del nostro futuro, ma soprattutto del nostro benessere. Concludo con una piccola pubblicità. Sì, chi vuole approfondire queste tematiche, soprattutto quello legato anche alle guerre dell'energia del passato e quelle che ci aspetteranno, ma soprattutto anche le soluzioni che oggi sono
visibile, applicabile, l'ho riportato in questo libro che è stato appena pubblicato, anche prendendo le migliori pratiche europee. Per esempio a Berlino c'è un bellissimo quartiere che potete visitare, sono quasi 13.000 alloggi che sono stati completamente riqualificati da circa 240 kWh, a Berlino sono scesi intorno a 35 kWh per metro quadro all'anno, per cui veramente un profondo grado di intervento, di riqualificazione. Ma ci sono esempi in Danimarca, in Svezia, in Svizzera, Austria, ma anche da noi ci sono delle bellissime applicazioni di questi nuovi concetti per non dover andare a sperimentare queste conoscenze che dobbiamo portare all'applicazione. Concludo con un regalo che ci ha mandato la Cristoforetti, che sta nella stazione spaziale. Qua vedete questo, voglio sottolineare questo nastro azzurro, questa pellicola. Senza quella pellicola non c'è traccia di vita sul pianeta, quello protegge il pianeta. Nella parte inferiore, si chiama troposfera, l'altezza è di circa 10 km. Il pianeta ha una circonferenza di 42.000 km. Prendere una mela con uno strato di rugiada, questo è il rapporto terra e atmosfera. E noi cosa facciamo? Lo utilizziamo come discarica. E adesso ci viene presentato continuamente questo conto. Per cui sarà decisivo quest'anno che cosa succede con le Nazioni Unite. Però il messaggio è chiaro, 2/3 di quelle risorse di idrocarburi che ancora oggi conosciamo, che abbiamo, dovevamo ottenerli di dove si trovano attualmente. La Terra è tremendamente bella e meravigliosa, però abbiamo un unico pianeta a disposizione. Grazie. Ringraziamo Norbert, certo, diciamo quello che ha prospettato non è insomma un futuro tra i migliori, ma ultimamente sono stati invitati arabi e volevo chiederti, noi sicuramente abbiamo trasmesso questo modello occidentale così energivoro che stiamo tentando di convergere, però io mi sono uscita indignata da questo viaggio che ho fatto perché mi sono resa conto che non li ferma nessuno, tra Abu Dhabi e Dubai, che peraltro attraggono gran parte dei nostri professionisti negli ultimi anni, perché visto che qua diciamo il lavoro scarseggia, chiaramente noi andiamo dove troviamo insomma qualcosa da fare di meglio. E non tengono conto assolutamente di quello che noi invece stiamo cercando di correggere. Cioè, questo è un mostro che secondo me non è facile fermare. Addirittura queste isole artificiali che stanno creando, ce n'era l'ultima, la World Island, dopo la Palm Beach, che hanno realizzato, dove Greenpeace aveva cercato insomma di bloccare, ma almeno non ci sono riusciti. Tra il Burj Al Arab, il Burj Khalifa, cioè tu mi dicevi c'è un pellegrinaggio per andare a vedere questa cosa a Berlino, non parliamo del pellegrinaggio a pagamento e anche salato che si fa per salire su questi grattacieli del potere. Ci sarà un modo per fermarli, perché io insomma, temo che questa sia una minaccia ben notevole, per quanto l'Europa voglia tentare di correggere il proprio futuro, siamo una piccola parte e questi stati sono insomma, veramente terrificanti, nonostante poi quello che c'è anche nei porti, cioè tu parlavi di sub, nei porti ci stanno delle discariche di sub nuovi appena, cioè è una cosa veramente mostruosa. No, infatti se prendi queste immagini ti salta forse un pessimismo. La mia speranza è che con l'informazione riusciamo ad aprire gli occhi, perché per arrivare a nuovi comportamenti dobbiamo essere consapevoli di una profonda malattia che stiamo vivendo. Cioè la terapia è possibile solo quando riconosci la malattia e quando capisci la diagnosi, per cui dobbiamo cercare di creare questa nuova cultura, è una sfida culturale, non tecnica. E purtroppo non abbiamo a disposizione i grandi mass media, quindi un lavoro molto molto difficile dal basso, però non abbiamo alternativa di cominciare a seminare in grande stile queste informazioni, perché questo ci rende consapevole e ci dà una
possibilità di correggere questo percorso. Per cui noi, come anche come fondazione, siamo molto attivi nelle scuole e vedo grandissima partecipazione dai studenti, perché gli lasciamo una gigante eredità, no? E guardare oggi, questo è un mio problema personale, guardare negli occhi di un bambino e dirgli e spiegare che cosa vi aspetta è una questione veramente drammatica. Però non abbiamo via di scampo, dobbiamo cercare di comunicare, perché questo è il dilemma. Abbiamo tutto nelle mani, soprattutto nell'edilizia, ma non lo stiamo applicando. E per correggere questo percorso, per creare questo ponte, dobbiamo informare, per poi avere la speranza che questa informazione crea la giusta risposta, la reazione nei comportamenti. Quindi siamo tutti responsabili nel trasmettere, diciamo, queste nozioni innovative, sicuramente. Grazie. E dunque passiamo la parola all'ingegnere Andrea Merlo, docente presso il Master Agenzia Casa Prima di Architettura. Sì, no, ho fatto docenza al Master Casa Prima di Architettura con l'Università di Roma. Allora, buongiorno. Un po' difficile parlare dopo Lashner, soprattutto dopo aver affrontato certe tematiche, però vediamo adesso come effettivamente la costruzione in legno è una delle possibili risposte, per me una delle più semplici risposte al problema energetico. Allora, iniziando a parlare di legno, sono solito fare riferimento a queste due immagini, si parla di legno ed edilizia, però qua non c'è assolutamente nulla di edilizia in queste due immagini, bensì c'è solo legno. E perché uso queste immagini? Per affrontare un po' quelli che sono due dei dubbi un po' che coinvolgono ancora l'utilizzo del legname in ambito edile. Si pensa che sia un materiale non affidabile ancora, molti purtroppo hanno ancora questa idea. Si pensa, ovviamente ho usato due immagini legate all'abbinamento legno e liquidi, l'umidità, la muffa, il tarlo, il marcisce, è biodegradabile. Io sono sempre più convinto che la paura verso tutti i materiali biodegradabili, perché noi siamo biodegradabili. Adesso l'idea mia è che spesso lo vedo dal viso che fanno le persone quando lo cito, ci richiama l'idea di prima o poi una fine. Ma questo non vuol dire che il legno abbia una fine e i materiali sintetici o industriali non ce l'abbiano. Magari hanno solo una fine in modo diverso. Però la biodegradabilità ci fa paura. Invece, proprio l'utilizzo di questi due del legno in ambito botti e in ambito navale ci dimostra che l'uomo ha sempre utilizzato legno. Fino a qualche decennio fa tutte le barche, tutte le navi erano in legno, così come le botti. Grazie al legno l'uomo è andato in giro per il pianeta navigando. Ovviamente queste due immagini però ci dicono anche una cosa, che c'era una sapienza dietro queste costruzioni. Bisognava conoscere bene il tipo di legno, saperlo lavorare bene, usarlo ed eventualmente proteggerlo nella maniera opportuna. Allora il legno si è dimostrato e si dimostra tuttora un materiale estremamente affidabile. Quindi dobbiamo passare, se ci avviciniamo al mondo della costruzione in legno, dobbiamo passare inevitabilmente attraverso la conoscenza di questo materiale. Non possiamo dire la trave la faccio con il cemento armato, metallo, ma c'è il legno, va di moda il legno, costa di meno, ecologico, eccetera, eccetera, e da vedere se costa di meno, facciamo il legno così come niente fosse. Non è solo un problema di dimensionamento strutturale. Il legno è un materiale vivo che respira e come tale deve essere trattato. E dal passato abbiamo un'enorme tradizione del legno che ci dimostra anche in ambito edile che è possibile costruire edifici molto, molto durevoli in legno. Però dobbiamo vedere in mente un altro aspetto, che l'edilizia moderna ha caratteristiche ben diverse da quella del passato. L'edilizia moderna è molto sollecitata dal punto di vista dell'umidità. Spesso quando si parla di umidità si pensa all'intemperie, alla pioggia. Il problema principale invece è l'umidità prodotta dentro le abitazioni. Una volta c'erano gli spifferi, portavano via energia, però portavano via anche l'umidità. Lo vediamo ogni volta in una ristrutturazione, un edificio moderno, anni 50, 60, 70, non isolato, infissi originali con spifferi, muffa proprio niente, si mettono infissi più in castagna, esplosione della muffa.
Questo perché? Perché non c'è più ricambio d'aria. Ed è questo il contesto in cui il legno, materiale che conosciamo da sempre, anche in ambito edile, si trova a dover affrontare nuove sfide. Per fortuna queste sfide le sta trattando molto molto bene, perché oramai è qualche decennio che si costruisce in un certo modo, con certe tecniche, e bisogna appunto conoscere bene la problematica e la risposta tecnica. Il mondo del legno, il mondo della costruzione in legno è un mondo estremamente variegato, molto di più di quanto non lo siano quelli della struttura in metallo, della struttura in muratura convenzionale. E se ci avviciniamo alla costruzione in legno dobbiamo quindi affrontare bene alcune domande legate al perché scegliamo la costruzione in legno, perché se noi sappiamo che il nostro interesse verso la costruzione in legno nasce dalla necessità di dare la risposta ad un certo requisito, allora nel ventaglio delle costruzioni in legno sceglieremo quella che più offre vantaggi nel rispondere a questo requisito. Quindi dobbiamo innanzitutto vedere se la motivazione della costruzione in legno è una motivazione di carattere ecologico. Ricollegandomi a quello che ha detto Lassner prima, l'energia è consumata molto sia per scaldare che per raffreddare edifici, ma anche per produrre materiali. Un edificio in cemento armato è una roccia che è stata demolita, macinata e cotta. Il ferro è stato fuso. Anche i mattoni sono cotti. Il legno, anche se non viene più lavorato male ovviamente, ha un contenuto di cosiddetta energia grigia, l'energia che è stata consumata per produrlo, nettamente inferiore. Quindi questa è già di suo una risposta dal punto di vista ambientale. Un edificio in legno inevitabilmente sarà un edificio molto più ecologico di altri, perché non è un edificio che è stato cotto. È vero che il legno lo si, tra virgolette, cuoce 56-57 gradi per uccidere eventualmente l'uovo del tavolo, ma ben diverso dai 700 passa gradi del mattone, del 1300-400 del cemento, degli 8 dell'acciaio. Quindi il legno, la costruzione del legno sicuramente è un'ottima risposta per chi vuole fare edilizia ecologica. Ed è stata anche uno dei primi motivi nei decenni passati a far nascere l'interesse verso la costruzione del legno, magari nel centro Italia. Pochissime persone, ma chi lo faceva 20 anni fa, lo faceva per motivi fondamentalmente ecologici. Prestazione energetica. Un edificio legno inevitabilmente avrà una buona prestazione energetica invernale. Può avere anche una buona prestazione energetica estiva. Ha una buona prestazione energetica invernale perché il legno non lo possiamo considerare come materiale isolante, ma non ci va poi così lontano. 3 cm di legno equivalgono per l'inverno a circa 1 cm di un isolante convenzionale. Per l'estate le cose possono essere un po' diverse, ma dopo lo approfondiamo. E quindi l'interesse verso la costruzione in legno è cresciuto notevolmente a partire dai primi anni 2000, dalla certificazione energetica, dal decreto 192 del 2005, che via dicendo casa clima e via dicendo. Interessante vedere che ogni volta che sorge un'esigenza in ambito tecnico, salta fuori che il legno è una delle possibili soluzioni e spesso è la soluzione migliore. L'abbiamo visto per l'efficienza energetica, fare un edificio ad alta efficienza energetica in legno è abbastanza semplice, e l'abbiamo visto nel 2009 con il sisma dell'Aquila. Ci è voluto il sisma dell'Aquila per rendersi conto di quello che si è sempre saputo in ogni parte del mondo. Il legno è un ottimo comportamento, la costruzione in legno con le sue variabili ha un ottimo comportamento anche dal punto di vista sismico. Poi ovviamente ci può essere un interesse di carattere economico, bisogna vedere se è vero che una casa di legno costa di meno rispetto a un'altra, dipende dalla qualità ovviamente, dalla tecnica costruttiva, dai punti di riferimento e poi l'aspetto architettonico. Comunque il legno è interessante sotto tutti questi aspetti. E nel proporre legno, edilizia in legno nel contesto del centro Italia dobbiamo fare i conti con due fenomeni. Uno, nel centro Italia abbiamo molto spesso questioni di problematiche di carattere paesaggistico. Inserire un edificio in legno con legna vista in certi contesti magari non è opportuno. È interessante notare che però l'edificio in legno moderno consente tranquillamente un'intonacatura e un rivestimento con altri materiali, ma con C
sistema faccia vista, pietra, è costruita o no. Ovviamente diventa più impegnativo dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista economico, però è possibile farlo. Quindi da questo punto di vista non c'è problema. L'altro aspetto è quello del contesto climatico. Mentre nel nord Italia la problematica principale è quella energetica invernale, nel contesto del centro Italia diventa abbastanza importante l'aspetto termico estivo. Più andiamo a sud, più diventa peggio. Anche in certe zone del nord ovviamente è abbastanza impegnativo. Però qua vediamo che con una varietà ancora maggiore, la costruzione in legno offre, può offrire ottime prestazioni, soprattutto con alcune tecniche costruttive. Altre invece possono essere un po' carenti e possono comunque essere implementate dal punto di vista della prestazione estiva. Quindi, in ogni caso, l'edificio in legno è tranquillamente utilizzabile anche, e offre moltissimi vantaggi anche nel contesto del centro e del sud Italia. Possiamo fare cose ben diverse da quella che è l'abitazione in legno comunemente considerata. Questi due, ad esempio, uno con legno vista e l'altro no, tutte e due costruzioni in legno, potrebbero farli oltretutto con due tecniche costruttive diverse. Quindi abbiamo enormi possibilità, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista prestazionale. Qua è inutile che mi soffermo guadagno un po' di tempo. Legno, l'unica cosa non è altro che anidride carbonica, un albero non è altro che anidride carbonica che si è mangiata nel corso della sua vita. Ciclo zero della nitride carbonica. A fine della sua vita lo rimetterà in circolo, quindi è un istante nella vita del pianeta, cosa ben diversa da prendere un materiale, lavorarlo, cuocerlo, usando combustibili fossili e mettendo in circolo carbone fossile. Usare legno vuol dire usare legno di altri materiali. Se io legno lo uso in sostituzione di altri materiali, un edificio legno vuol dire magari una cava in meno. Utilizzare il meno materiale prodotto di carbo che viene poi dopo ovviamente trasformato con alti costi energetici. Vantaggi strutturali: materiale leggero, quindi ci consente con ottime prestazioni meccaniche, quindi ci consente questo legno in sé come materia, poi può essere assemblato in vari modi, possiamo costruire con la soluzione tronchi sovrapposti, possiamo fare dei pannelli sandwich di tavole assemblate con inchiodaggio, incollaggio e via dicendo. Possiamo modificare, partendo dalla materia prima, quelle che sono le prestazioni del materiale. Comunque la materia prima, il legno in sé, materiale di suo, molto leggero, con ottime prestazioni meccaniche. Ci dà vantaggi dal punto di vista sismico, ovviamente, anche il fatto di costruire in maniera leggera. E dal punto di vista termico abbiamo detto che ottime prestazioni invernali, per l'estivo il legno in sé come materiale è anche un ottimo accumulatore di fresco. Quindi un edificio in legno, se è un edificio massiccio, può avere un'ottima energia termica e offrire con spessori abbastanza limitati quella che è la prestazione di un edificio in muratura piena. Quindi può essere estremamente vantaggioso anche per l'estate. Se invece abbiamo un edificio con sola struttura lignea e andiamo a mettere un isolante leggero, come tamponatura, allora ovviamente avremo un'ottima prestazione invernale, perché sarà un edificio con minimo spessore e massima presenza di isolamento, però sarà carente dal punto di vista estivo. Possiamo riequilibrare riportando in qualche modo massa, e questo lo vediamo dopo. Quindi diventa molto importante conoscere qual è il contesto climatico e qual è l'esigenza alla quale dobbiamo rispondere. Stesso discorso può andare anche sull'acustica. L'edificio in legno può essere massiccio, pieno, può essere un multistrato di materiali diversi. Aspetto sul quale non ho il tempo di soffermarmi, interessante anche il comportamento del legno al fuoco, proprio il materiale che brucia, però quando brucia il legno subisce una minima alterazione del suo comportamento. Quindi un edificio in legno, fin quando non arriva a collasso, continua a essere un edificio abbastanza sicuro, molto più di altre tecniche costruttive. Questo può sembrare strano, però è un aspetto estremamente interessante. E dal punto di vista operativo, l'interesse verso l'edificio in legno è legato a quello che è il procedere nel progettare, nel realizzare il legno.
chi lavora nel settore medio sa benissimo che si è costretti a fare una buona progettazione e pianificazione di tutto il percorso. Questo è molto bello per noi tecnici perché ridà dignità al nostro lavoro, cioè ridiventiamo quelle figure che organizzano o danno un importante contributo alla progettazione vera e propria. Essendo l'edificio legno spesso un edificio prefabbricato o comunque con molta prelaborazione, si lavora tanto in progettazione, in pianificazione e poi in stabilimento. La fase di cantiere è abbastanza breve. Questo è molto interessante anche dal punto di vista economico, perché se nelle stesse private che magari ha il problema di essere in affitto, non sa quando lasciare l'abitazione vecchia, vuole l'edificio degno, si sa, si firma il contratto, dopo un certo numero di mesi la casa è bella e pronta. Questo ovviamente è interessante anche per l'edilizia pubblica. Il fatto di lavorare a secco offre poi il vantaggio di entrare dentro edifici che sono sani da subito, mentre quando si ha una lavorazione umida si sa benissimo che il primo anno massetti, la stessa parte strutturale, gli intonaci, rilasciano un enorme quantitativo di umidità e non si ha una buona solubilità dell'ambiente. Con l'edificio legno invece sì. Un aspetto interessantissimo da sottolineare è quello che il fatto che si lavori in legno in parte in stabilimento o si arrivi addirittura in cantiere con le pareti belle pronte che vengono calate con l'aria blu e in 7, 5, 15 giorni una monofamiliare o una bifamiliare è chiusa, poi si lavora magari un paio di settimane per gli impianti, per le finiture interne, non vuol dire che l'edificio in legno sia un edificio necessariamente di serie. E qua bisogna ridare giusto significato alla parola prefabbricazione. Prefabbricazione non vuol dire prodotto di serie, vuol dire semplicemente che io progettista mi faccio un disegno per una abitazione, un edificio pubblico o quello che è, uno solo, e lo prefabbrico. Non ne verrà necessariamente fatto uno identico, però l'ho prefabbricato in stabilimento e poi l'ho assemblato in cantiere. C'è poi anche la possibilità di fare una prefabbricazione di serie, ma sono due cose diverse. E mi sarà capitato probabilmente di avere il contatto dei committenti che quando si propone la casa in legno dicono no, a me la casa prefabbricata tutto qua non piace. Non è così, non è necessariamente così, anzi in Italia lo è molto molto raramente. All'estero c'è più la cultura della prefabbricazione di serie o anche dell'edilizia di serie, ma anche con altre tecniche costruttive. Parliamo di affidabilità. Io ovviamente la tiro un po' per i capelli, cioè non possiamo pensare di costruire un edificio legno che ci duri, che tutti gli edifici legno durino 1000 anni. Però quello che vedete a destra è una cosa abbastanza comune. Un'immagine di una porta, non mi ricordo dove l'ho scattata, in Sudtirolo, dove c'è la data 1859. Tantissimi edifici in legno hanno quella data lì. Ma non c'è da stupirsi. Qualche giorno fa è venuto proprio a Roma una persona che conosco che lavora nel mondo del legno, su Sudtirolo, guardava qua a Roma e le capriate delle chiese. Mi diceva, cavoli, quella è roba che viene da 1000 anni. Cioè noi nel contesto italiano, soprattutto nel centro Italia, soffriamo un po' il sentirci, tra virgolette, ignoranti, inferiori per quello che riguarda il legno rispetto al mondo germanico. Va ricordato che nei secoli scorsi il resto d'Europa studiava l'edilizia di legno, l'applicazione del legno in edilizia a partire dai tetti delle chiese italiane. Ovvio, qua non abbiamo una tradizione dell'abitazione in legno, ma abbiamo un'enorme tradizione del legno per grandi costruzioni e per la copertura delle grandi costruzioni. Questo vorrà dire qualcosa. Cioè, di fronte a una capriata che magari è su da 500-600 anni, diventa anche superfluo in farsi certe domande. Cioè, è la dimostrazione che il legno è affidabile. Ovvio, dobbiamo usarlo in maniera consapevole. Soprattutto quando lo andiamo a impacchettare. Una volta improponibile per la sismica, si faceva la capriata appoggiata nella nicchia in modo tale che la testa, anche di una trave, rimanesse
a contatto con l'aria, fosse libera di respirare. Adesso magari, capitani, la neghiamo nel corpo di un cemento armato, senza mettere ponte termico, senza proteggere il ponte termico, condensa lì e poi ovvio che il legno non funziona. Ma la colpa non è del legno, la colpa è la nostra, che non l'abbiamo usato in maniera consapevole. L'immagine di sinistra è per me molto interessante, perché è un edificio bellissimo, ci sono una dozzina di chiese vichinghe, le prime chiese norvegesi, dove nella realtà il legno di quelle chiese lì ben poco risale a quell'epoca. E metto però questa immagine sempre perché ci spiega una delle tecniche adottate per la costruzione del legno, quella del prevedere, su edifici di quel genere ha senso, prevedere la sostituzione degli elementi ammalorati. Cioè, era progettato con degli elementi di sacrificio oppure un pezzo alla volta, quando e ora lo si sostituisce. Questo anche perché, e questo ci apre il... ci apre la questione della protezione del legno. Come proteggiamo il legno? Come facciamo a renderlo affidabile? Nell'edilizia tradizionale, almeno nell'arco alpino, si lavorava poco o quasi niente in protezione chimica, intesa come chimica anche quella naturale, cioè dare un impregnante con l'olio di lino, faccio per dire, chimica naturale, petrochimica, cioè non è. Si lavorava molto poco per protezione chimica, ma si lavorava soprattutto per protezione in termini di progettazione, cioè di pensare prima come utilizzare il materiale, perché una protezione chimica, che sia naturale o no, può rappresentare un costo aggiuntivo, può avere una affidabilità nel tempo anche piuttosto limitata e soprattutto può essere complicata da ripristinare. Cioè, vuole vedervi a carteggiare un edificio in legno ogni 8 anni e riproteggerlo, si può fare, però solo in alcune parti si può fare, nelle parti nascoste, non raggiungibili, la protezione chimica non la posso rifare ogni 10, 20, 30, 40 anni. Allora diventa molto più interessante lavorare in prevenzione. Cioè, lavorare in prevenzione vuol dire innanzitutto conoscere il materiale legno, sapere quali essenze legnose utilizzare e utilizzarli in modo tale da prevenire quelle che sono le problematiche. Qua non si vede anche questa, una trave in Val d'Aosta del 1700 qualcosa, ma in giro anche per Roma trovate tantissimo legno molto molto più vecchio. Ecco, qua vedete un tetto con scandole in larice in scroll, non trattate. In basso invece Val d'Aosta e l'attacco a terra di Lufianine. Quello va bene, è interessante che per la pietra per il taglio dopo salisse. Però tenere l'edificio rialzato. Quello che si dice per l'edificio in legno dovrebbe essere per ogni abitazione, così c'è in particolar modo per l'edificio in legno, per quello in paglia o quello in terra, che devono essere, la casa deve essere come un contadino. Cappello con la falda bella sporgente che ci evita problematiche nell'attacco tetto parete e stivali, quindi umidità di risalita. Cose che valgono anche nell'edilizia convenzionale, solo che ovvio sia un problema di umidità di risalita, di infiltrazione in un edificio convenzionale, il danno può essere anche limitato rispetto al discorso legno. Con il legno non me lo posso permettere. Allora bisogna lavorare bene. Se si lavora bene è estremamente affidabile. Operativamente, per esempio, la casa tronchi sovrapposti veniva fatta, per esempio sul Tirolo, con i primi tronchi di larice, legno resinoso, molto resinoso, molto più resistente contro il degrado legato all'umidità. L'attacco a terra è quello dove la pioggia cade in base e dove ci può essere il cumulo di neve. Quindi punto critico lo si affronta con un legno migliore da quel punto di vista. Oppure con gli elementi di sostituzione, le problematiche quindi possono essere le soglie delle finestre, nei balconi, tutte cose che oggi come oggi si risolvono tranquillamente, però ovviamente sono dettagli che, se affrontati nella maniera opportuna, rappresentano un costo. Ma le stesse cose anche nel convenzionale. Io lavoro sia sul legno che sul convenzionale. E l'esperienza del legno per me è stata molto interessante, perché mi sono accorto che nel convenzionale molti aspetti tecnici venivano un po' sottovalutati. Però andiamo a vedere nelle nostre abitazioni convenzionali i problemi dove sono. Tetto piano con infiltrazione.
balcone, spesso anche l'infiltrazione, adesso che si fanno i cappotti, anche lì uno dei punti deboli sono l'attacco con le finestre, le soglie, tutti i punti dove viene in qualche modo intaccata la continuità dello strato di isolamento. L'hanno parlato del pluviale, dei punti luce, eccetera, anche sul convenzionale. Io posso anche fare un edificio convenzionale dove il mattone tollera molto bene e poi gli faccio un rivestimento a cappotto che magari non tollera così bene, non ho più tutta la grandissima affidabilità del mattone pieno con i 2 cm di intorno a quelli calcio. Anche quello convenzionale è diverso oggi da quello del passato. Comunque, la costruzione in legno rappresenta il modo sicuramente più semplice e economico per ottenere efficienza energetica in maniera naturale. Lì il legno è imbattibile, se parliamo di prodotti di un certo tipo. Ci sarebbe l'alternativa della costruzione in paglia, però oggi come oggi. E bisognerà parlarne, però oggi come oggi purtroppo dobbiamo ancora spingere per il legno, che può offrire una validissima alternativa a chi viene dal convenzionale. Non siamo ancora pronti in Italia, ovviamente, per la costruzione in paglia. Vi lascio 2 domande, poi vediamo alcune sezioni di costruzione in legno, alle quali voglio dare risposta. Dove inizia e dove finisce la costruzione in legno? Basta andare in una fiera, padiglione, legno, vedete, dall'edificio che praticamente tutto legno, all'edificio che di legno ce n'è proprio niente. Poi dopo sta la sensibilità di ciascuno, dire questo lo considero casa in legno, questo no. Però l'importante è rendersi conto, questo ci dà proprio un'idea di come sia estremamente variegato il mondo della costruzione in legno. Parallelamente, quindi possiamo avere un edificio con masso in legno e dove anche gli isolanti sono in legno. Viceversa, posso avere un edificio dove ho solo la struttura portante in legno e poi magari isolanti non sono neanche di origine vegetale. Non dico che non vada bene la seconda ipotesi, però parliamo di 2 cose abbastanza diverse. E poi lo vediamo. In alto a destra si tratta già di legno molto ben trasformato, cioè molto trasformato. Pannelli in servizio, una struttura portante. Vedete giù in fondo e nell'immagine di destra i murali per la controparete di allettamento dell'impianto sono metallici, per esempio. Quindi quello è un edificio che poi spiegherà quasi sicuramente dell'isolante che non sarà un isolante di origine vegetale. Viene comunemente chiamato edificio di legno. Quella a sinistra, parete massiccia, poi rivestita, parete massiccia da 20 cm in pieno, con isolante in fibra di legno o di sughero. Sono 2 cose leggermente diverse. A quella domanda, dove inizia e finisce la costruzione in legno, molto spesso va di pari passo un'altra domanda. Legno uguale a edilizia? Dipende. Sicuramente il legno in sé sì. Se però nel mio edificio il legno mi trovo ad avere il 10% della massa in legno e il resto materiali non bio, c'è un po' di legno. Tecniche costruttive. Allora, vediamo sicuramente qualcosa purtroppo rimane fuori perché, come dicevo, la costruzione del legno è estremamente variegata e alcune tecniche costruttive sono state sviluppate da singole aziende, a volte anche di piccole dimensioni, quindi è impossibile in un contesto del genere coprire tutto il settore legno. Però in linea di massima abbiamo, oggi come oggi, tre grandi famiglie. E in alto, vedete, in alto a destra, tre grandi famiglie che derivano direttamente o come reinterpretazione delle 2 tecniche originarie del contesto europeo. Il Dorkhaus, la casa pronta in sovrapposto, questa qua in basso a sinistra, una scala della Val d'Aosta, e la costruzione a traliccio. E poi dopo è stata esportata, rimodificata e rientra in Europa sotto forma di costruzione telaia. Comunque abbiamo in alto a destra, vedete, una parete, una parte portante di un set di parete cosiddetta a telaio. Sarebbe più corretto chiamarlo telaio lastre. Praticamente si tratta di un set che ha il comportamento dal punto di vista strutturale di una lastra, dove ci sono degli elementi in legno in verticale, come i pilastrini temporali, e degli elementi in orizzontale.
fissati a una lastra di controventamento e quindi alla fine assume il comportamento di insetto. Questa è la parte importante. Poi viene finita con i rivestimenti interni e con altri rivestimenti esterni. In basso, invece, abbiamo il blockhouse classico, tronchi sovrapposti. In mezzo c'è una soluzione che è quella che in Italia va per la maggiore e che è quella di setti, quindi il comportamento appunto di un setto di una lastra ottenuto, però massiccio, che unisce dal punto di vista strutturale un po' le caratteristiche della costruzione telaio. Però, a differenza di questo, è costituito da un elemento massiccio, quindi ha tutti i benefici della grande presenza di legno. Praticamente è il cosiddetto X-LAN. Comunemente se X-LAN si intende quello incollato, cioè sarebbe pareti multistrati di tavole incollate. X sta per cross. E nella realtà è una grande famiglia dove fissato tra i vari strati di tavole può avvenire in vari modi. Con la colla è più diffuso, c'è chi lo fa con il chiodo d'alluminio, chi con la graffa metallica, chi con un cavicchio di legno, chi con altri sistemi. E poi il comportamento abbastanza simile a questa famiglia qua viene ottenuto da altre ditte in altre maniere. Però purtroppo non si può entrare nei dettagli perché in alcuni casi sono ditte anche piccole che hanno sviluppato una singola tecnica. Queste sono le tre grandi famiglie. Adesso le vediamo approfondendo. E la costruzione a telaio, vedete, quello che si fa comunemente è quello in alto a destra con una lastra di controventamento, può essere in questo caso gesso fibra di un certo spessore, quindi con certe caratteristiche, cosiddetto permace, anche se non è commerciale, però tutti almeno lo conoscono, e, oppure con l'OSB, pannello multistrato di scaglie incollate orientate, che prevede l'utilizzo di collanti, certi collanti, bisogna vedere quanto sono ecologici, la trasferabilità, eccetera, eccetera. Comunque una lastra di controventamento. Nella versione tradizionale e radical bio è quella di ottenere il controventamento con un tavolato fissato in diagonale. Vedete che questa tecnica costruttiva presenta l'utilizzo di relativamente poco legname e lascia grandi spazi vuoti. Di conseguenza questi spazi verranno riempiti da isolanti e questo spiega il perché la costruzione di legno di questo tipo ha una spiccata vocazione di prestazione energetica invernale. Praticamente l'edificio è realizzato quasi interamente da isolante e la parte strutturale è ridotta al minimo. E la parte strutturale, a differenza del cemento armato e del metallo, non è ponte termico. Chi lavora in questo settore lo considera ponte termico perché convince 3-4 volte di più, ma non ha nulla a che vedere con un elemento metallico o con un elemento centromato. Quando vedete nell'immagine, nella grafica, vedete una sezione sul piano orizzontale di quella che è la parete finita, separando i tre strati. Al centro vedete la parete puramente strutturale, portante, che è quella raffigurata nella foto. Sul lato esterno viene posizionato sempre un cappotto che serve, nel caso nostro prevalente del centro Italia, per intonacare, ma oltre a quello serve a garantire la continuità e quindi garantire la punta all'aria ed evitare problemi di filtrazioni e quindi di condense nei punti. Poi nello strato interno viene messo una controparete comunemente, poi anche qua c'è chi ha sviluppato delle tecniche alternative, una controparete di allettamento impiantistico. Questa tecnica qui di base è una tecnica molto leggera, quindi alta prestazione termale, di conseguenza minore prestazione estiva. Se la portiamo alle nostre latitudini, ovvio se siamo in Abruzzo o all'Aquila, un altro discorso, ma se la portiamo qua a Roma, può soffrire di caldo. Allora questo problema lo si risolve portando in qualche modo della massa. Tutte le aziende che lavorano con questa tecnica hanno sviluppato dei sistemi più o meno efficaci per aumentare la prestazione estiva, che se vogliamo è il punto debole di questa tecnica costruttiva, che invece è una spiccatissima vocazione invernale. Altra grande famiglia, quella del blockhouse. Qua ho detto un'immagine di un blockhouse tradizionale in Val d'Aosta, che nella versione tradizionale non è proponibile, oltre che per motivi climatici. Ha i permutini paesaggistici qua da noi. Ha il problema, il blockhouse tradizionale, quindi quella solo tronchi, ha il problema di una stabilità dimensionale che, essendo legno materiale vivo,
è una struttura che nel corso del tempo varia abbastanza dal punto di vista delle sue dimensioni, quindi non è intonacabile e non sopporta nella versione tradizionale un rivestimento con un parquet isolante. E questo non vuol dire che abbia fatto il suo tempo questa tecnica, tant'è che alcuni, nella realtà pochi, l'hanno reinterpretato proponendo una soluzione validissima anche nel contesto attuale, dove il problema della variabilità dimensionale del blockout viene risolto con degli elementi verticali con funzione di pilastro, in modo tale che si leghino la parte a fronte sovrapposta con la parte, diciamo, portante a pilastri, e quindi si raggiunge la stabilità dimensionale. Oltretutto, ecco qua vediamo sempre la sezione sul piano orizzontale, vedete lo strato esterno, i tronchi sovrapposti, qua anche esterno e interno se uno vuole, la parte diciamo a pilastri verticali, montanti verticali, che ripropone un po' il concetto della struttura telaio, che come vedete offre lo spazio per mettere dell'isolamento aggiuntivo, perché il blockout tradizionale e appunto nella versione tradizionale non è in grado di offrire prestazioni termiche invernali adeguate. Oggi abbiamo dei parametri molto molto restrittivi rispetto a quello che poteva essere la prestazione offerta dal blockout classico. Quindi apportiamo uno strato di isolamento aggiuntivo e poi facciamo una controparete interna per gli impianti. Quindi è perfettamente attualizzato, partendo da una tecnica tradizionale, e mantiene ovviamente i vantaggi del blockout. La grande massa di legno, tenete conto che il legno è un materiale con un ottimo comportamento nella gestione dell'umidità, fare volano, sia dal punto di vista tecnico che dell'umidità, quindi ha un'ottima capacità di autoregolazione, e se c'è molto legno l'abitazione avrà molti vantaggi, anche in termini di affidabilità. Quello che avete visto prima, penso che fosse un edificio di 150 anni, ovviamente non trattato, tutto radicato. Far marcire un tronco di larice così, ce ne vuole. L'altra tecnica è quella del pannello multistrato in tavole incrociate, e che dal punto di vista costruttivo risulta abbastanza semplice, perché si arriva con dei setti pieni, che anche questi vengono rivestiti esternamente con uno strato di isolante che garantisce la tenuta all'aria e offre la possibilità per chi vuole di intonacare, e poi dopo all'interno viene messo uno strato di allettamento impiantistico, anche se ci sono varie alternative. In linea di massima vediamo che la struttura, da un estremo abbiamo la struttura a telaio che è leggera, ottima per condire questo, ottima prestazione termica invernale con spessori minimi, e di base una prestazione estiva non eccellente, di base. La posso migliorare portando massa, però è una tecnica che ha una spiccata vocazione termica invernale. Ovviamente, essendo leggera, estremamente vantaggiosa anche per quanto riguarda il sisma. All'estremo opposto abbiamo gli edifici pesanti, massicci, blockhouse o Ixlan, che invece, avendo molta massa, hanno un ottimo comportamento termico estivo. Buoni anche per quello invernale. Se vogliamo raggiungere elevatissime prestazioni invernali, dobbiamo aumentare la parte di isolamento. È interessante vedere che i primi hanno poco legno, e legno materiale costoso, e hanno molti, il primo gruppo, quello telaio, e ha molto materiale isolante. Dal punto di vista ecologico dobbiamo anche vedere quindi la compatibilità ambientale dell'isolante, il costo energetico della produzione dell'isolante. È vero che isolando dovrò scaldarlo di meno, però è anche vero che in qualche modo lo dovrò produrre. E qua un altro gran bel settore dove sì, all'inizio è data efficienza energetica, ma dovremo andare di pari passo con come produciamo questi isolanti, sia dal punto di vista dell'efficienza energetica di produzione che anche dal punto di vista dell'inquinamento, utilizzo di acque, sostanze nocive, eccetera, eccetera. Il secondo gruppo, invece, molto legno, e questo si fa sentire sul prezzo, e pochi materiali trasformati. Avevo già accennato in partenza il discorso dell'umidità. Le abitazioni moderne sono abitazioni che vengono vissute mediamente poche ore al giorno,
e con una grandissima produzione di vapore acqueo, quindi quei famosi 10, 13, 15 litri che una famiglia con abitudini medie produce ogni giorno di vapore acqueo sono spesso concentrati in poche ore. Mentre una volta uscivano mediante lo spiffero, oggi rimangono nell'abitazione, perché ovviamente non si vuole far uscire il caldo. Questo però può essere un problema. Per fortuna la risposta tecnica c'è. La ventilazione meccanica è controllata con il recupero di calore, che consente di cambiare aria recuperando il calore, quindi smaltire l'umidità tenendo il calore. E tre minuti vi faccio vedere le sezioni. Il problema della tenuta all'aria degli edifici quindi diventa importante per il legno, perché dobbiamo evitare la fuoriuscita di aria calda e umida attraverso la discontinuità dei materiali, dove possono avere fenomeni di condensa. Viceversa, dobbiamo evitare l'ingresso di aria fredda. Ma questo è un problema che dobbiamo porci anche nel convenzionale. Queste immagini che vedete, questo mi fa sorridere, propongo la casa di legno, no, marcisce, vabbè, non facciamo la casa di legno, facciamo muratura, il tetto come lo vuole il legno, non marcisce, non alzarlo, non prende fuoco, cioè il tetto sembra immune da qualunque cosa. La parete, invece, questo qui, questo componente, questa immagine, dove l'edificio convenzionale con il tetto in legno, nell'attacco del tetto c'è stata una fuoriuscita di aria calda e umida, che poi ha portato alla formazione di condensa e quindi una formazione di muffa. Quindi questo lo vediamo, che la problematica della tenuta all'aria ce l'abbiamo anche sul convenzionale, tant'è che quando, soprattutto quando usiamo l'abbinamento legno convenzionale, vedete dei giunti per evitare la formazione di fessurazione. Quindi, devo chiudere, allora, diventa importante tutto il pacchetto nella costruzione del legno, sapere che tecnica si usa, quali sono i punti di forza e i punti deboli di quella tecnica e usare delle stratigrafie coerenti. Cioè, la parete è una parete che respira, che non respira. Se una parete che respira, allora lavoro con l'utilizzo di teli tipo Gore-Tex che lasciano respirare, però deve respirare anche l'isolante che metto fuori. Viceversa, se decido di usare una tecnica della barriera vapore, cioè di non far passare assolutamente nulla del vapore, può avere senso andare su altri isolanti. L'importante è che la scelta sia coerente dall'inizio alla fine. Ovviamente, a parte chi approfondirà l'argomento, il progettista convenzionale deve conoscere queste cose in linea di massima. Poi ci penseranno i tecnici del settore e le aziende ad offrire i pacchetti adeguati. La cosa peggiore del legno è che mi spaventa maggiormente, che provano il piccolo combattere, è quella del fai da te. Non possiamo dire: fino a ieri facevamo cemento armato, vabbè, dai, adesso c'è lamellare, chiediamo la trave di lamellare. Cioè, si fa danni a una tecnica e a un materiale che sono affidabilissimi. Perché, come sempre, chi va fuori, tra virgolette, dal seminato, propone qualcosa di nuovo, a tutti gli occhi puntati sopra. Basta una casa di legno fatta male che rovina il mercato e l'immagine è tutta la casa di legno. Quindi i giunti per la tenuta all'aria sono molto molto importanti. E dal punto di vista della stratigrafia questo si traduce in cosa? In posizionare dei teli su punti strategici. Quindi può essere dietro la controparete degli impianti, può essere tra la parete portante e il cappotto, e questo dipende dalle tecniche costruttive che si utilizzano e dipende molto anche dallo spessore dell'isolante, dalla tecnica che viene usata, se dire uso un isolante traspirante o terotraspirante oppure no. Bene, ci vorrebbe un incontro solo per questi tipi. Ultima, dal punto di vista energetico, se si brucia bene legna, da valutare questa cosa. Ce l'abbiamo qua, non la importiamo, la dobbiamo bruciare bene se ci si scalda legna. Quindi bruciare bene vuol dire con alta efficienza e vuol dire un controllo delle emissioni. Però è 0 su 2, quindi questo aspetto andrebbe approfondito. Un minuto di pausa a mezzogiorno, sì, così vi scrivete.